Oggi vi parlo di Poppi, in provincia di Arezzo. Questa rocca, con meno di 7.000 abitanti e che mantiene intatto tutto il fascino medievale, compariva sulle mappe già nel 1911. L'elemento di maggiore attrazione e interesse di questo paese è il Castello dei Conti Guidi. Oggi il piano terra del castello è adibito a museo storico, in ricordo della battaglia di Campaldino del 1289 tra i Guelfi fiorentini e i Ghibellini di Arezzo, e vanta ospiti del calibro di Dante Alighieri e Taddeo Gaddi, allievo di Giotto. Ma le parti più interessanti da vedere sono i sotterranei, luoghi di vicende cruente dove morirono migliaia di innocenti, in cui era chiusa la vicenda della vella e spietata Matelda. Matelda era la contessa Guidi, nonché moglie dell'uomo più potente di Poppi. Si narra che fosse talmente bella che in molti sfidarono l'ira della famiglia Guidi pur di potersi avvicinare a lei. Per nascondere il segreto dei suoi amanti, li traeva in inganno facendoli soccombere ai suoi tranelli. E ancora oggi si crede che la sua anima non abbia ancora trovato pace.